io nel frattempo chiamo Elio Cadorin, che è uno dei fratelli titolari dell'azienda agricola Le Favole, che ci parla un attimo del suo vino, del Malvasia, e poi sentiremo questo abbinamento. Grazie. Buonasera a tutti, è un piacere che siete venuti qui sia a degustare il nostro vino ma anche il piatto che il cuoco si sta preparando. Sono appunto Elio Cadorin dell'azienda agricola Le Favole, la cantina si trova a Caneva, siamo nelle colline di Caneva ai piedi del Cansiglio, siamo in una dolina carsica circondati dalle colline. Il nome Le Favole è dato da un'omonima località dove abbiamo altri vigneti in comune di Carlino, qui siamo vicino a Marano Lagunare, dove appunto viene la Malvasia. Questa Malvasia viene su terreni argillosi, siamo molto vicini al mare, quindi si sente la mineralità, la sapidità che si sente veramente nel bicchiere. Abbiamo delle note di frutta, sento l'albicocca, la mela cotogna, poi alla fine dà una buona nota balsamica come la salvia, io penso sia buona da abbinare appunto a questo piatto. Tutto lì, vi ringrazio, buona degustazione. Adesso arrivano e stanno impiattando dietro, non dobbiamo aspettare che li faccia tutti, sono dietro, stanno lavorando e ve li porteranno fra poco. Dimenticavo di dire, questo piatto è uno dei più piatti del Friuli occidentale. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Pordenone, 3 anni fa ha realizzato un libro fatto sicuramente con l'edizione Biblioteca dell'Immagine, ma in collaborazione col Messaggero Veneto. Il Messaggero Veneto metteva dei coupon sul giornale e stimolava i lettori del Messaggero Veneto a andare a ricercare le ricette della tradizione di tutte le famiglie. Quindi questo, pensate che siamo andati anche alle scuole, a dire ai bambini, chiedete alle nonne, chiedete ai parenti di segnalarvi quali sono i piatti della vostra tradizione. Questo l'abbiamo fatto perché ogni tanto qualcuno poneva la domanda, qual è il piatto tipico di Pordenone? Qualcuno diceva non ci sono piatti tipici, non sappiamo come fare. Allora, in questa raccolta di piatti tipici della provincia di Pordenone abbiamo raccolto 1350 ricette, quindi c'erano i piatti tipici della provincia di Pordenone. Abbiamo fatto delle approssimazioni successive, da 1350 piatti siamo arrivati a 900 circa, abbiamo fatto un'ulteriore selezione, siamo arrivati a 350 piatti, poi una sera allo IAL di Aviano i ragazzi dello IAL hanno realizzato 100 piatti, ne abbiamo assaggiati tutti, ne porto ancora le conseguenze, e abbiamo identificato quali erano effettivamente i piatti della tradizione, i piatti del nostro territorio. Abbiamo fatto questo libro, non sto facendo pubblicità al libro purtroppo, perché il libro è esaurito praticamente, la biblioteca non ha più libri, se qualcuno è particolarmente interessato, in qualche libreria e in qualche edicola c'è ancora questo libro. Questa comunque è il cavaliere, si chiama La nostra cucina, il Friuli occidentale, le ricette della tradizione.
sono veramente oggetto della tradizione perché, come vi ho detto, nascono dalle famiglie che le hanno segnalate, dalle pubblicazioni delle ricette fatte. Non esisteva ancora, presuntuosamente la chiamano antologia, non esisteva ancora un'antologia delle ricette del Friuli occidentale. L'abbiamo fatta, sono ricette che accompagniamo in giro per il territorio nazionale e internazionale. È la nostra provincia, perché qui stiamo parlando di provincia, sta solo negli ultimi periodi trovando una propria identità sia alimentare che enogastronomica. Dicevo dei vini, i vini Eno Pordenone, nell'edizione Pordenone esiste Eno, a Pordenone si fanno le barbatelle a Lauscedo, le barbatelle di Lauscedo sono famose in tutto il mondo, nel mondo vengono realizzate, vengono vendute annualmente circa 50 milioni di barbatelle, 9 milioni vengono fatti a Lauscedo. Quindi vi rendete conto la quantità incredibile di barbatelle. Quando voi bevete qualche vino cileno, qualche vino californiano, beh, sappiate che le barbatelle è molto probabile che arrivino da Lauscedo. I prodotti, anche per i prodotti c'è una riscoperta dei prodotti. Beh, la faraona, che possiamo avvicinare agli animali di cortile. Gli animali di cortile erano piatti che venivano fatti. È sicuramente una cucina molto povera la nostra, perché come un po' tutte le cucine d'Italia, la nostra è una cucina molto povera, la nostra è una cucina che è influenzata da tutti quelli che sono passati sul nostro territorio, austro-ungarici, veneziani soprattutto. Direi che la nostra cucina è soprattutto influenzata dalla cucina veneta. Ecco, però adesso finalmente ci riconoscono. Si fa fatica a trovare la motivazione per venire a Pordenone per assaggiare i prodotti di Pordenone. Quando riusciamo a portarli a quella provincia di Pordenone, ne portiamo con gli eventi, Pordenone Legge, Pordenone Pensa, Rassegna del Cinotto, ecco, la gente incomincia a conoscere il nostro territorio. Pordenone fino a 3 anni fa dove era? È vicino a Venezia, è di là, è in montagna. Oggi in giro per l'Italia, anche in giro per il mondo, si sa dove è Pordenone, e questo lo diciamo con grosso orgoglio, perché Pordenone è la città, ma San Vito, Corlovato, Valvasone, se uno è appassionato di Medioevo va in questi borghi storici e verifica che c'è la storia, c'è il Medioevo. Valvasone c'è il teatro più piccolo d'Italia, 50 posti, c'è l'organo funzionante più vecchio d'Europa ed è funzionante. Sono tutte cose che adesso noi non abbiamo, né il mare di Lignano né la torre di Pisa, non abbiamo queste cose, però se mettiamo assieme le nostre piccole cose che abbiamo sul territorio, veramente c'è da innamorarsi, la gente si innamora. Siamo, è attraverso queste cose che proviamo il nostro territorio. Io spero che questo piatto vi sia piaciuto, che l'abbinamento con questo vino vi sia piaciuto. Ecco, volevo dire un'altra cosa sui vini di Pordenone, e qui vedo il presidente di Eno Pordenone. Eno Pordenone è nata 2 anni fa per promozionare e per stimolare i vitivinicoltori del nostro territorio. Secondo me ha raggiunto l'obiettivo, perché oggi ci si muove molto di più. 2 anni fa ci siamo trovati tutti attorno a un tavolo e ci siamo detti: ma i vini del territorio di Pordenone sono così inferiori ai vini del Coglio? Allora, c'è il dirigente dell'Istituto Superiore di Sanità, però io dico lo stesso, che i nostri vini se ne può bere un bicchiere in più. Sono vini più aromatici, sono vini che non hanno una struttura così importante, però sono vini beverini, consentitemi il termine, che si bevono molto volentieri. Sono
con tutti i problemi che ci sono rispetto ai problemi che ci sono per il bere, per l'alcol e per queste cose, sono vini che si possono bere. Io sono della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, io dovrei stimolare il consumo del vino, quindi non sono sospetto. Ecco, però gli esercenti sono così seri che stanno facendo la campagna del bere consapevole, perché l'importante non è bere quantità, l'importante è bere bene, perché un bicchiere di vino fa bene. Abbiamo fatto un convegno in cui si parlava di bere, l'importante è bere con giudizio, l'importante è bere con misura, ma un bicchiere di vino, se il dirigente di studio me lo dice, lo confermo, un bicchiere di vino non fa male. Anzi, fa sicuramente bene. Allora Alex ha sicuramente superato l'esame, vi garantisco che era molto emozionato. La bontà del piatto si misura in base agli applausi e quindi direi che il piatto era buono. Sì. Complimenti. Una porzione completa per stare bene di casa prossimamente. Io approfitto nel frattempo per ricordare due cose, sono di parte, sono un uomo figo per cui sono di parte, ma devo ricordare alcune cose. Allora, domani alle 2 presso questa arena ci sarà un ulteriore seminario, è già stato fatto ieri ed è stato fatto ancora oggi con enorme successo, il pesce crudo sicuro, attraverso le più avanzate tecnologie e la corretta informazione all'esercente e al consumatore. Torno indietro, cucinare per piacere, per mestiere, quindi sono sicuramente interessati sia gli estimatori che i professionisti a questo tipo di problema. Poi, lunedì mattina alle 10 ci sarà presso la sala cucinare 1 una tavola rotonda che parla dei casi di successo nella ristorazione raccontati dai protagonisti, nuove formule dei vincenti ambasciatori del territorio. In questo momento di grossa difficoltà bisogna avere questi segnali di fiducia, bisogna parlare con le persone che hanno avuto coraggio, hanno investito e stanno ottenendo successo. A questa tavola rotonda saranno presenti il prosciutto di sficcio dall'Ava, realtà friulana assolutamente importante, che sta lavorando in giro per il mondo, sarei dire, che sta portando il prosciutto in giro per il mondo, e Pietro Farina della Dux di Roma, che si occupa di ristorazione in modo molto avanzato. Ancora, domani pomeriggio dal 17.30 in poi, ci sarà la prosciutteria Doc, prima con il Tossing Friday con gli asparagi. Tossing Friday, due anni fa, l'anno scorso, è stato identificato come il piatto identificativo del Friuli Venezia Giulia. Non è stata una cosa semplice, però devo dire che i ristoratori di tutta la regione hanno aderito a questa iniziativa sempre fatta dalla FIPE e abbiamo declinato il Tossing Friday in tutta la regione, con un'aggiunta diversa. Voi sapete cos'è il Tossing Friday, ve lo racconto assolutamente molto brevemente. Il Tossing Friday è polenta morbida, un'infusione di ricotta sopra e sopra ancora una morchia di burro che dà il sapore al piatto. Bene, è stato declinato in tutte le regioni, a Trieste addirittura mettevano su pesce, hanno messo su anche il proietto sopra il Tossing Friday. Il nostro territorio ha messo la pitina, altri hanno messo gli asparagi, quindi viene declinato in stagioni diverse e con prodotti diversi.